Paola, ma sì, dalla recente elezione del nuovo CDA del Consorzio Industriale Provinciale Carboni Iglesias ha scatenato polemiche per la mancata elezione del sindaco di Carbonia, neosindaco Paola Massidda, nel CDA stesso. Un'assenza che statisticamente non si ricorda e quindi è una novità assoluta per Carbonia. Cos'è accaduto? È accaduto che Carbonia è presente in assemblea, chiaramente è in assemblea, ha votato il consiglio di amministrazione insieme agli altri. La presidenza, come sanno gli stessi giornalisti che all'epoca hanno scritto sul tema, è una presidenza per i quali sussistono dei dubbi di compatibilità tra presidenza e sindaco, tant'è che il sindaco che era presente di Porto Scuso, il sindaco si era dato le dimissioni dalla presidenza e ha nominato un tecnico esterno. E abbiamo ritenuto che finché gli amministrativisti chiamati in causa, avvocati e quant'altro, la regione che ha emanato delle linee operative sulla gestione di questi, sulle presidenze di queste strutture non si pronunciassero in maniera definitiva, forse era meglio trovare un presidente esterno. Questo ho fatto presente prima della votazione, ritenendo di non dover accogliere eventuali, non presentandomi no, la mia candidatura. Due Però due sindaci sono eletti nel CDA. sindaci sono eletti del CDA con l'accordo che sicuramente andremo a rotazione dietro presentazione di dimissioni e prontamente sostituiremo con altre Ma sono candidature. tutti d'accordo su questa soluzione? Assolutamente sì, lavoreremo in team, non capisco il clamore che ha fatto rinunciare a delle poltrone che non allo stato attuale di un'ente che riveste per Carbonia questa attuale importanza.